Buon salve cari pazienti e benvenuti a una nuova puntata dedicata al retro gaming. Ma prima di tutto cominciamo con la nostra sigla. Oggi vi parlerò di una console di nuovissima generazione che permette di far funzionare i nostri amati videogiochi da Game Boy Color, bianco e nero, Advance, PlayStation, Microsoft DOS, Atari, Sega Mega Drive, NES, SNES, Ciccio Baciccio e tutti gli altri, grazie a questa piccola scatoletta. Questa grandissima console delle altissime prestazioni ci permetterà di emulare i nostri videogiochi preferiti della nostra infanzia. E vi parliamo del Raspberry. Il Raspberry dal nome può sembrare un animale mitologico, ma in realtà non è nulla di tutto questo. Grazie alla sua composizione molto semplice, possiamo scaricare le nostre ROM dei giochi preferiti, caricarle su questa grandissima memoria di massa da 16 giga. Dopo ovviamente aver scaricato RetroPie Project, che è questa modifica del sistema operativo predefinito del Raspbian, con un sistema di emulatori della famiglia Emulator Station e con un'interfaccia specifica per i Raspberry. La bellezza di questo sistema è che permette di essere altamente customizzabile rispetto a tutte le console proprio dell'epoca dei primi videogiochi. Perché questo video? Questo video è un omaggio ai video di Dr. Game. Con questi occhiali sembro un idiota, su quelli del cinema. Il camice era quello che utilizzavo a scuola quando facevo le superiori. Ho deciso di fare questo video in stile Dr. Game per spiegarvi come ho potuto sistemare sul mio Raspberry un sistema dedicato al retro game. Perché è un omaggio a Dr. Game? Perché a parte che è bravo e simpatico, perché io non ho mai avuto console. A parte questo, che funziona ancora. Si accende? Si è acceso. E con adesso il gioco di Super Mario, dovrei avere anche il gioco di Snoopy Tennis, tutti i Pokémon, chi è che non aveva Pokémon? E anche qualche altro, Asterix e Obelix, Looney Tunes, qualche giochetto così ce l'avevo pure. Non ho mai avuto altre console, perché mio padre fece un semplicissimo ragionamento. Quando avevano avuto 10 anni, quando dopo che era uscita la PlayStation 1, mi disse: con i soldi della PlayStation 1 io ci compro un computer con due videogiochi. Un bambino non sa che dire. A questa proposta decisi di avere il mio primo computer, un vecchio Windows 98 che non so che fine abbia fatto, ma che oggi mi ha permesso di essere qui con i miei tre monitor e di poter lavorare al computer e fare il programmatore e di non perdere tempo a fare recensioni dei videogiochi più che altro. Ma non quelli di Dr. Game, sono sempre simpatiche, ma quelli che vedo tanto gameplay eccetera su internet. Ma riprendiamo con lo stile Dr. Game e cominciamo a vedere le caratteristiche di questa console e dei suoi joystick. Prima di passare alla console vediamo i joystick. Questo è un bellissimo joystick in pura plastica, vedere con tutti i pulsanti necessari, tasti direzionali, i famosi triangolo, croce, quadrato e cerchio, select, start e home, che è dotato di un lungo cavetto, come potete notare, di una presa USB. Il costo di questi joystick è stato sui 20 euro, presi in coppia in una bundle d'occasione ad Euronics sotto casa, perché il joystick che possedevo non funzionava molto bene, mentre questo funziona molto bene e il responso è molto semplice. Ma sei sicuro di quando si premono, considerando il costo di due joystick uguali? Direi che è stata un'ottima spesa. Ma detto questo, passiamo alla parte interessante. La nostra console. Noi togliamo la grande memoria di massa presente, come le vecchie cartucce, anzi. Possiamo notare delle prese.
che vedremo adesso in dettaglio. La presa per l'SD, l'alimentazione. L'alimentatore non è incluso nel pacchetto, io ho utilizzato quello del mio cellulare, un Samsung, che fornisce l'alimentazione adatta sui 2000 mAh per far girare la console. Questa è l'uscita HDMI con cui l'ho attaccata al televisore, un presa Ethernet, quindi potreste connettervi anche ad internet, due porte USB per attaccarci due joystick, un'uscita cuffie e un'uscita S-Video, quindi se uno vuole può utilizzare questa o questa qui. Ma è tutto qui. Il bello della Raspberry è che se si ha pazienza, grazie anche alla facilità di customizzazione delle console, non come oggi che si è bloccati, se riuscissi anche ad aprirla, si può comprare la custodia preferita, potremmo dire. Ma vediamolo nel dettaglio. Questo neanche Dottor Game può farlo. Ta-dan! Questa è la console. Come si può notare, è molto semplice. Per chi l'ha già vista, ricorda molto Arduino. Ma qui siamo a un livello molto più avanzato. Perché sono stati molti casi di cadere retro gaming in cui hanno sfruttato anche questi pin qui per poter creare dei joystick vecchio stile, sfruttando anche queste prese. Ma e ricordo, così non invalidiamo neanche la garanzia prendendolo, perché il Raspberry viene venduto senza scatola, che io ho preferito prenderla per evitare danni o cose del genere. Console chiusa, semplicissima, pura plastica ma funzionante. Le caratteristiche tecniche di questa fantastica console sono 512 MB di RAM, il processore mi sembra 200 MHz, ci permetterà di collegare l'apparecchio via presa HDMI al nostro televisore di casa. Ed eccoci qui al boot. Troviamo davanti le classiche righe di codice mostrate dal kernel Linux sul nostro televisore da 50 pollici. Questo è lo splash screen del RetroPie Project, che è un lavoro per portare Emulator Station e una sua interfaccia gestibile da joystick direttamente sul nostro Raspberry, poi ovviamente sul nostro televisore di casa. Qui è normale che appaia una schermata nera. A un certo punto apparirà un puntino bianco, eccolo, e poi verrà caricato Emulator Station. Da questa interfaccia ne possiamo configurare alcuni parametri semplici e riavviare o spegnere il Raspberry tramite il joystick. Ma abbiamo subito Super Mario Advance per Game Boy Advance, via! Dopo questa bellissima animazione, già vediamo il televisore che si configura per questa nuova risoluzione. La ROM è già partita, ci chiede di scegliere la lingua. Ed ecco qui l'intro del gioco. Questo fascino 8-bit su un televisore così mi ha un po' commosso, ma saltiamola. Ecco qui il menu di avvio del single player. Scegliamo quale delle due tipi. Apparirà il menu di selezione del salvataggio. Scegliamo la modalità e prepariamoci a scegliere la partita da avviare. Siccome non mi ricordo come ho configurato il joystick, probabilmente andrò un po' a caso perché non trovo i tasti giusti. Ecco, infatti. Ecco qui Super Mario sul nostro televisore di casa. Utilizzando il pad del joystick, perché l'ho configurato così pensando che fosse meglio, ma sembra di no. Il tempo si fa sentire perché non sono capace neanche di raggiungere il fungo. Sono proprio preso. Dopo questa figura di cacca cambiamo gioco e passiamo a Wolfenstein 3D e con qualche tecnica di videomontaggio saltiamo la parte di caricamento. Quindi bentornati negli anni 90. Eccoci qui con la grafica che perde molto. Ho detto sì, torniamo al gioco. Grafica che perde molto su un 50 pollici, pensata per risoluzioni molto più basse. Intanto io prendo confidenza con il joystick, vediamo di muoverci un po' e casomai di seccare qualcuno. Ecco, proprio Wolfenstein 3D. Che emozione.
E chi sei tu, porca miseria, come si muove? Perché non stai fermo? Ah, voglio il mouse! Ah, crepa, crepa, stronzo, crepa! Detto crepa, ma no, ma crepa, ah, mi sento meglio proprio, di. A questo punto cambiamo gioco direttamente e passiamo alla PlayStation. Come si può vedere, il menu presenta le immagini anche del testo dei videogiochi che sono scaricabili attraverso un comando dato direttamente nel Raspberry VSSA. In automatico reperirà informazioni, però a quanto pare sul Metal Slug o Tekken si è un po' impallato, forse perché non ha caricato bene le informazioni, quindi lasceremo stare quella parte. Come detto, è tutto in sviluppo questo sistema, quindi non è affidabile al 100%. Ma avviamo un gioco, se ci riusciamo. Proviamo con Dragon Ball GT, un gioco della mia infanzia, ed era anche il primo con cui giocavo, insomma, quando avevo la possibilità di giocare con qualche amico. Oh, la bella sigla. Dovrebbe esserci anche il cartone. Eccolo, il cartone. Con l'audio. Che non lagga neanche tanto. Ok, avviamo il gioco e vediamo subito di raccapezzarci un attimo. Con i tasti di avviare una battaglia contro il computer con dei personaggi presi a caso, quindi vediamo Goku perché è primo e poi un piscuano qualunque. Ecco qua il piscuano. No, che sto. Aha! Configurare i joystick e scordarsi la configurazione dei tasti sul simulatore. Fatto. Ecco qua. Goku contro un piscuano. Grazie Dante. Li sento in inglese per la prima volta, ho sempre giocato alle versioni in giapponese. Oh, adesso ci divertiamo perché io non ho assolutamente idea dei tasti da premere e di cosa facciano più che altro, e neanche come si. Ecco, già mi massacro. Oddio, come mi scanso? Non mi scanso. Il suono lagga un pochino e questo dimostra che l'emulazione ancora non è perfetta, ma ho cercato di migliorare al meglio possibile tramite la configurazione. Sembra che questo sia un problema di HDMI e non c'è neanche una soluzione certa, perché dipende dal sistema in uso, dal televisore, dalla ROM, insomma. Ecco, aia. Ah, sono riuscito a volare però. Mo come ho fatto? Sì. Ecco. Dai, forza, dai, fai qualcosa. Dai, che forse così lo chiappo. No, la bombetta, come la chiamavamo da ragazzini. Ecco, mi sta a uccidere. Come cavolo faccio? Come atterro? Come lo chiappo? Una combinazione di tasti. Ecco, mi sta massacrando di botte. Ecco, cambiamo gioco, via, basta. Cambiamo gioco e scegliamo Simpson, e le tecniche del montaggio saranno con noi. Ecco qua la sigla. Ci ricorda che il BIOS è stato trovato anche se presente, quindi forse la configurazione non è corretta, ma i giochi partono lo stesso. E chi è sto coso? Vabbè, salta. Non ti salta, se salta. Salta, sì, va. Vabbè. Oh, carica su. No, oh. Nuova partita, dai. Scegliamo pupazzo a caso, Homer, ovviamente. Carica, forza, gratta il capighetto, su, datevi da fare. Si sono dati da fare. Eccoci qua. Certo, la grafica non è tutto questo per vedere, ma ricordiamoci che siamo su un televisore da 50 pollici. Di un videogioco che non era assolutamente pensata per questi standard. Ecco, già mi massacra pure qua. Preferivo il Mugen, non Mugen, che dir si voglia. Almeno usavo i tasti del computer. Mi sta massacrando, parta! Oh, zitti voi. Forza, dagli qualche legnata, su, dagli. Oh, dai, forza. Oh, famogli qualcosa. No, ho mancato. Come si salta? Saltagli addosso, no. Dagli una sbella. Come farsi massacrare da un moccioso?
Nuova puntata del servizio speciale, ecco. Mandato pure la parabolica. Oh, basta. Scappiamo, che una tattica funzionante. Ecco, diamogli qualche spintarella, su. Ecco, qualche sberla. 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 Ecco, dai, porca miseria. Dai, tu figlio. Forse qualcosa riesco a fare. L'ho steso. Percentuale. Scappa, scappa, che te chiappo. Mi sta massacrando pure questo. Oh, un page jabbing, don. Qua che? Ah, oh, piglia pure questa. Una lettera. Ah, sta parlando da bowling. Credo che dopo queste battutacce e legnate prese è ora di cambiare gioco. Quindi il motovantaggio è con noi. E cambiamo con Crash Bandicoot, Bandicoot, a seconda di come vogliate pronunciarlo. Ricordo che io non ho mai avuto la console, quindi lo conosco solo di nome e non ho mai giocato ad un gioco, tant'è che ho sempre pensato che fosse un gioco di corse. Abbassiamo il volume che è meglio, sì. Mi sembra pure molto fluido l'audio. Mi sono visto un Did You Know Gaming prima di questo speciale, quindi ho capito che è un piattaforma e non un gioco di corse. Anche se questa versione è un mix, sembra. Visto che sei a cavallo di una tigre o di qualche altro animale. Già l'audio lagga. Vediamo di giocare. È un po' brutto su uno schermo così grande, la PlayStation. Oh, schermata di scelta del salvataggio. Non ci sono salvataggi, quindi andiamo di là. Credo che proprio l'audio abbia dei problemi con questo gioco. Vai, salta. Zompa. E guarda come lagga, senti qua. Oddio, non lagga, no, di più. Ecco il gioco. Il gioco mi sembra fluido. Forse le sigle non sono molto performanti. Ecco. Ma perché sono una fittizia quando pensavo di essere Crash? Zompa. Pare semplice. Ecco. Tiene parole famose. Faccio vedere le stelle se non te muovi. Però ho l'impressione che l'audio anche in gioco stia laggando. Questi giochi non vanno per me. Che volevo almeno di averlo provato una volta nella vita. E questo coso brutto? Questo drago? Sì, scansiamoci. Ecco. Certo che se una vita reale passasse il tempo a sbattere la testa contro casse sarei messo molto peggio dello stato attuale in cui sono. Manchiamo la vita, tanto non è che dureremo molto. Vedi, ecco, ho gufato. Infatti lasciamo perdere. Cambiamo gioco e passiamo a rullo di tamburi Hercules. In molti dicono che sia uno dei migliori giochi della PlayStation e mi ricordo di aver fatto diverse partite con questo gioco da amici, ovviamente. Oddio, sta sigla è proprio inquietante. Fortuna che era un gioco per bambini. Questo spiega perché sono rimasto traumatizzato. Adesso mi raccolgo di essere stato traumatizzato. Questo logo non lo vedevo da un secolo, Disney Interactive. Chissà se c'è qualche musichetta del film.
Cerca la memory card, tanto non esiste, è solo virtuale. Ecco qua, un po' di musichetta. Boom! Avvia il gioco. Pure il cartone integrato c'era, ma in inglese. Penso che sia il tutorial. Chissà che figura farò al tutorial. Ecco cosa, Mercurio era quello, se non mi sbaglio. Un po' di tasti l'ho provati, un po' di monete l'ho preso, possiamo andare a fare la spesa. Ah, quindi è semicartone animato. Carina come soluzione. Rispetto ad altri, no, non è 3D, ma sono animazioni. Questo è il programmatore che a me che parla, eh. E su combinazione di tasti ci riuscirò? Riproviamo con questo qua. Ho detto riproviamo. Un po' più in basso, no, eh? Dai, alleluia. Mi lazzi pure, stromaro. Salta e zompa, zompa, salta, salta chi zompa. No, allora, ci siamo capiti. Devo prendere quello là. E per dare un pugno, perché non fai il pugno quando sono là sopra? I tasti ho provati adesso. Io perdo la pazienza di piattaforma. Ok, andiamo avanti. Non posso andare avanti. Mi sa che devo steccare. Stendere, anzi, più che altro. Il manichino. Alleluia. Basta, cambiamo gioco. Cambiamo gioco e passiamo a Disney Tarzan. Questo gioco mi piaceva moltissimo perché l'avevo per computer. E mi piaceva perché, giocando, andando avanti con i livelli, il personaggio cresceva. Diventa piano piano un Tarzan più adulto. Fino ad arrivare ovviamente a quello del film, insomma. Se gliela fa caricare, eccoci qui nel menu. Molto più semplice rispetto a quello di Hercules. Un nuovo cartone animato, ma noi lo saltiamo. Oramai abbiamo imparato i tasti. Certo, bisogna vedere questi tasti cosa fanno su quest'altro gioco, quando lo caricherà. L'ha caricato. Su video non rende molto questo filmato, sulla televisione era molto più bello come colori. Il salto è semplice, ma abbiamo imparato. Questa è cosa, non mi ricordo anche come si chiama. Vabbè, che c'è da dire, non lo so perché ho saltato. Dai, i tasti forse l'ho imparati. Ecco, saltiamo. Detto che l'ho imparati, saltiamo. Zompa. Ha zompato. Quello mi sa che ci fa male. Non dai. Io pure la frutta. Bambini, fa bene mangiare la frutta. Sono pure riuscito ad applicarmi al primo colpo. No. Aia, incominciamo subito. Come lo secco io? Ah, lanciamogli qualche cosa. Dove sta? Fatte seccare. Ancora qua. Piglia sta legnata e vatte. Certo, questo è violenza verso gli animali. Vi trollo sul più bello perché è ora di chiudere il video, che è diventato troppo lungo per i miei standard e anche perché ha richiesto moltissimo tempo per la sua realizzazione. Sperando che il video vi sia piaciuto, vi dico che questo è anche l'unico video che ci sarà dedicato a retro gaming, perché non è il mio genere. Come avete potuto notare, diciamo, sono un po' impedito con questi giochi, con il joystick, sono più, come dicono adesso, un godaro, uno da sparatutto che gioca sempre con il, non so se si vede nel video, mi sa di no, con il mouse. Però ho voluto fare questo video omaggio, ma anche per spiegare come, con grazie a queste nuove alternative open source, come anche già basta pensare a SteamOS, è possibile avere, senza spendere molti soldi, un sistema per giocare alla televisione con i vecchi giochi anche. Quindi non c'è bisogno di grandi investimenti, ma il divertimento è lo stesso. Quindi questo è il mio unico video dedicato all'argomento. Quindi riprenderò presto con altri video dedicati alla programmazione. Vi saluto e alla prossima. Dimenticavo, il link al canale di Dr. Game ve lo piazzerò forse qui nei dintorni. Quindi vi dico di iscrivervi, anche se volete iscrivetevi al mio,
ma il mio canale è dedicato più che altro alla programmazione e all'informatica, quindi se siete venuti qui che cercavate cose dedicate a questo argomento, cascate male. Quindi vi consiglio direttamente il canale di Parliamo di Videogiochi, forse metterò da qualche parte, e quello di Tutor Game, ovviamente. Ah sì, avete visto, non ho cloni perché la crisi, non c'avevo voglia di fare altri video, perché faccio tutto da solo e non gioco. Quindi, buona mostarda a tutti.